Volevo inaugurare una rubrica che chiamerò Come il cazzo alle vecchie, nel senso l'idea di sostituire a un modello di consumo di uso e getta di determinati materiali un modello di consumo sempre uso e getta di altri materiali, che è legata a questo approccio minimalista. Sì, la crisi ambientale, però è una crisi che possiamo affrontare con miglioramenti puntuali, nuove tecnologie. Il problema, Giuliano, è proprio questo. Nel 2018 Le Monde aveva intervistato un filosofo australiano che si chiama Clive Hamilton, e lui sostiene che praticamente è impossibile accettare tutta la verità su quello che abbiamo fatto alla Terra e che faremo nei prossimi decenni inevitabilmente. Ed era estremamente interessante questo, perché è del tutto evidente che se noi non capiamo che noi abbiamo anche una barriera psicologica nello spiegare alle persone qual è il rischio che stiamo vivendo, diventa molto molto complicato. Sistema produttivo non si sta ponendo il problema principale di come restare competitivo in un mondo che cambia. Questi continuano a vendere i cavalli quando esce l'automobile. È successo già alla fine dell'Ottocento e del Novecento, ci sono stati grandi comparti industriali che continuavano ad investire nel trasporto a trazione animale, pensando che l'automobile sarebbe stato in effetti una cosa passeggera. Così non è stato. L'ENI, che non sta riconvertendo in maniera accelerata, perché oggi tutti dicono, ti dicono di riconvertirsi, attenzione, nessuno dice più che non ci si deve riconvertire. Oggi il grande dilemma è tra far finta di convertirsi e riconvertirsi davvero. E quindi Eni sta rischiando i soldi degli italiani, cioè Eni rischia di passare da un asset produttivo, come è stato negli ultimi 40-50 anni, a diventare invece l'Alitalia, come un buco, qualcosa che dovremmo continuare a sostenere con i nostri soldi per una cosa molto semplice, cioè che quando il petrolio a breve non sarà più un asset, non potrai più utilizzarlo per andare a chiedere i prestiti in banca, come fanno le grandi aziende petrolifere, come un collaterale, no? Io dici, guarda, io non ho i soldi ma ho i barili di petrolio, se ti serve ti do questi, e quindi le banche ti foraggiano, ti danno i prestiti. Quando invece questo sarà un debito, i rischi di queste aziende non saranno solventi, andranno a chiedere i soldi allo Stato. Questo accadrà, il MEF tra 10 anni comincerà a imporre delle tasse agli italiani per dire, noi dobbiamo salvare, come abbiamo fatto con l'Italia, dovremmo salvare Eni. Vivo in una bolla, la mia notte più bella, con la gente che balla, nel mio mondo che brilla. L'altra domanda che volevo fare è, ma l'innovazione può davvero salvarci? Dipende anche da che cosa intendiamo per innovazione. Sicuramente, Andrea, tu intendi l'innovazione tecnologica, perché è quella che intende, sbagliando, il ministro Cingolani. Coloro che si interessano di questi temi da anni sanno benissimo che questo era un discorso che si faceva negli anni 90, no? Ah, non vi preoccupate, arriverà la risorsa energetica che salverà il mondo, arriverà la tecnologia che ci aiuterà a produrre energia. Noi sappiamo benissimo che questo non accadrà, e poi soprattutto è antiscientifico. Cioè, pensare che arriverà una soluzione è un po' come credere in qualunque religione, no? Cioè, è l'atteggiamento più antiscientifico che possa esserci. Se invece per innovazione tu intendi anche innovazione sociale, e cioè modifica dei comportamenti, nuove relazioni di produzione, nuovi sistemi di consumo, nuovi modelli di mobilità, allora secondo me un'innovazione allargata sicuramente può aiutare tantissimo. Però questa innovazione sociale è completamente assente dal dibattito, e guardate che anche oggi che abbiamo il Ministero della Transizione Ecologica, io non ho sentito il Ministro dire una sola volta una parola su come dobbiamo consumare o su come redistribuire il tempo tra attività lavorativa e attività, diciamo così, ricreativo, familiare, di comunità. Non c'è alcun interesse per modelli di innovazione sociale sui consumi, sulla produzione, sulla mobilità e così via. C'è l'interesse per il nucleare, trovare qualche risorsa fantasmagorica come l'idrogeno o speriamo verde, che chissà quando arriverà. La fusione nucleare addirittura, che è un dibattito che fa sorridere gli scienziati. Io ho finanziato il più grande progetto di fusione, io non sono contrario, sono stato il ministro della scienza, il più grande progetto di fusione nucleare a caldo, ancora parliamo, quindi non a freddo, no? Lo sappiamo benissimo che quella chissà quando arriverà, quindi a caldo, l'ho finanziato io all'Enea qui sotto casa mia ai Castelli Romani, ed è un progetto che noi attiveremo dal 2025 e porterà risultati, se siamo fortunati, nel 2045-2050. Cioè, di che cosa stiamo parlando? Gli scienziati queste cose le sanno. È paradossale che uno che si dice scienziato, che di fatto è un fisico, quindi neanche dire il più bravo di me dovrebbe essere il primo a dire, scusate, qualunque tipo di azione su queste tecnologie sfora la linea temporale dei nostri cambiamenti dal punto di vista dei consumi, perché noi dobbiamo ridurli adesso, non per fare. Vivo in una bolla.
Topolino TV. Comunque vada, sarà successo.